simili e uguali. Aristotele, 384-322 avanti Cristo, filosofo, scienziato e logico greco, una delle menti più universali di tutti i tempi, sia per la vastità che per la profondità dei suoi campi di conoscenza, compresa quella scientifica, in politica dice: quelli che sovrabbondano di beni di fortuna, di forza, di ricchezza, di aderenze e di altri beni simili non vogliono né sanno sopportare il comando e cominciano ad essere insofferenti fin da bambini in famiglia, educati come sono mollemente, non si abituano a obbedire nemmeno a scuola. Altri invece sono troppo abietti per eccesso di miseria, sicché gli uni non sanno comandare, ma solo obbedire a guisa di schiavi, mentre gli altri non vogliono obbedire a nessuno, ma solo comandare a guisa di despoti. Ne risulta quindi uno stato di despoti e di schiavi, non di uomini liberi, uno stato di gente invidiosa e sprezzante, in pieno contrasto con i requisiti dell'amicizia e della società politica, poiché l'associazione è connessa con l'amicizia. Coi nemici, infatti, non si vorrebbe fare insieme nemmeno la strada. Uno Stato dovrebbe essere costituito di cittadini quanto più possibile simili e uguali. Ciò si verifica soprattutto nelle classi medie, sicché lo Stato meglio governato è quello che risulta dagli elementi che ne formano la composizione naturale. Commento. Chi crede nella reincarnazione e non è impaniato nella mente non direbbe mai che uno Stato dovrebbe essere costituito di cittadini quanto più possibile simili e uguali. Infatti, noi siamo qui proprio per scoprirci più simili ed uguali, ma dopo aver abbandonato la condizione umana.